comportamento, ma questo lo avevamo sempre detto. Quando abbiamo detto, voi siete al 90% materia e probabilmente un 10% di spirito. Questo l'abbiamo sempre detto, però non avevate mai toccato per mano questo fatto, o perlomeno ci avete creduto, sì, fino a un certo punto, ma quando lo andate a quantizzare, cioè quando affrontate il problema, e allora vi accorgete veramente che in voi prevale la materia, che siete soprattutto esseri umani, fatti di materia, e a quel punto che questa percentuale di spirito non riesce a difendersi. Ma il nostro sistema di impostazione della dottrina, però, questo vi mette in guardia e in salvaguardia di fronte a questa, probabilità. E non c'è alcun dubbio che vi siano momenti in cui l'essere umano è quasi totalmente materia, in cui lo spirito è come se non ci fosse, e questo accade, e così ci sono i momenti in cui lo spirito prevale di più, ma il meccanismo di funzionamento è umano, è materiale, e non potrebbe essere altrimenti. Lo spirito non dà la vita, lo spirito non dà il movimento, lo spirito non dà il comportamento dell'essere umano. Comportamenti, movimenti sono appresi e sono o manifestazione naturale del processo fisiochimico della vita o comportamenti appresi dalle norme in cui si trova ad essere caretto colui che nasce. Quindi il tutto è racchiuso entro un circuito socio-materiale e quindi socio-economico-materiale, per cui viene fuori una certa persona umana. Poi se questa persona umana ha, direi, tendenzialmente quel seme sviluppato in un certo modo, cioè evolutivo, questa interiorità, comincia a farsi strada una percezione della vita, altrimenti resta rinchiuso nella sua materialità. Questo l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo anche detto a chiare lettere. Ora però, il discorso è un altro, ma poi è vero che veramente questo cervello manifesta tutto? È vero che certi comportamenti sono dovuti soltanto a certi chimismi cerebrali o a certi rapporti, che so io, per esempio, tra i neurotrasmettitori? Certamente la maggior parte di queste cose avviene per queste cause, ma questo non toglie assolutamente niente al fatto che, per quanto riguarda la vostra presenza interiore, cioè proprio il vostro io digerito, il vostro io profondo, perché è quello che alla fine emerge e vi fa crescere il conflitto. Questo ha sempre una sua unità di fondo che non è mai toccata dai comportamenti e dai suggerimenti che avvengono dal cervello. L'io qualitativo, in base al quale voi potete ugualmente fare tutto nella vita, ma lo fate in un modo o in un altro modo, a seconda la qualità di questa interiorità. Il problema non è se le cose che fate sono suggerite da un sistema nervoso. Il problema non è se voi, svolgendo certi fatti della vita, li fate sotto l'azione di un chimismo cerebrale o meno. Non sono i fatti della vita che contano, sono i modi con cui voi fate queste cose. E anche questo l'abbiamo sempre detto. Non sono le azioni che contano, ma la qualità delle azioni. Non è la quantità delle azioni o le modalità delle azioni, ma il modo come vengono svolte. Se voi ricollegate le tante cose che vi abbiamo dette, troverete sempre una soluzione a questo problema che diventa conflittuale se viene affrontato in maniera massiccia. Io ho un cervello che predomina, le azioni che faccio non sono un mio io profondo, ma sono niente altro che il risultato di un chimismo cerebrale o di certe strutturazioni del sistema nervoso. Indubbiamente sì, nel muoversi all'azione voi siete suggeriti da questi, dai comportamenti introiettati, stabilizzati, schematizzati, registrati dentro di voi. Ma il momento della scelta, il momento in cui voi dentro, ma proprio nel profondo, sentite sorgere il modo con cui le andate a fare e finite voi col condizionare la modalità del fare, è questo modo che rappresenta il vostro controllo evolutivo interiore, perché altrimenti voi dovreste semplicemente e seguire
i comandi. In realtà voi che eseguite i comandi date una qualità all'azione, date una modalità all'azione, un po' più avanti e un po' più indietro, a destra o più a sinistra. E perché fate questo? Fate questo non per un assestamento o un aggiustamento che può essere di tipo neurobiologico, perché anche questo c'è, ma perché voi all'azione conferite un senso che coincide con la vostra interiorità. Ed infatti quando non avete questo controllo, voi entrate in colpe. C'è un metro, cioè, di giudizio che non è riconoscibile nel meccanismo automatico del sistema neurobiologico, ed è questo secondo io, se vogliamo chiamarlo così, o anche terzo io interiore, che controlla e fronteggia continuamente le situazioni. Ed è questo che poi a noi interessa far emergere nel discorso, e altrimenti si resta poi completamente sommersi. Il punto è, quando voi anche entrate in conflitto, quando voi siete presi dal dubbio, anche quando non siete presi dal dubbio, o anche quando voi semplicemente parlate con gli altri, tutto ciò proviene come coscienza dell'io dal fatto di essere un cervello o dal fatto di essere anche qualcos'altro. È un cervello che entra in conflitto con se stesso, o è un cervello che è anche dominato da un altro io o da un'altra organizzazione mentale? O insomma, quante tipologie mentali avete dentro di voi, pur volendo trattare l'anima come se fosse una tipologia mentale? E allora quante ne avete dentro di voi? Ne avete veramente una o parecchie? La scienza non fa altro che discutere di una di queste tipologie, e cioè seguire il segnale e vedere come questo segnale abbia determinati percorrimenti e poi giunga a scaricarsi in un'azione. Segue uno dei segnali, ma non segue la qualità del segnale o la scelta di un segnale fra mille altri segnali. Ed è su questo punto che va portata l'attenzione, a mio avviso. Maestro, per capire meglio, la scienza spiega come il cervello riesce a pensare e a tradurre in parole, in scritto, eccetera. Però la qualità dello scritto, l'opera d'arte, non è un fatto semplicemente chimico, se ho ben capito. La grande musica, le grandi poesie, le grandi opere, le sculture, le pitture, l'opera d'arte, insomma, non è un fatto biochimico, ma ci deve essere profondamente qualche cosa che la scienza non ci può spiegare e che noi purtroppo forse non ci sappiamo spiegare. O no? E questo è il problema di una sua parte. Indubbiamente anche questa è una parte del problema, se non che a questo la scienza ci avrebbe un'obiezione. È l'obiezione che potrebbe porre la scienza, non so se l'abbia posta, ma sarebbe razionale se la ponesse, è che è vero tutto questo, ma non dimenticate, direbbe la scienza, che queste definizioni di arte o di filosofia, eccetera, sono definizioni e riconoscimenti che sempre voi uomini cerebrali fate. Definizioni perché partite da un presupposto filosofico che non è dimostrato. Come dici? È un ciclo vizioso. Cioè, dice, voi vi ponete da un certo punto di vista in poi, da un certo orizzonte, e costruite i vostri sistemi filosofici. E voi stessi vi definite che questa è opera d'arte, che questa non lo è, questa è arte, questa non lo è. Ma siete sempre voi uomini cerebrali che vi definite questo. Questa è l'obiezione che può essere fatta. No, ma io mi riferivo al meccanismo, mentre la scienza
ci può spiegare il meccanismo. La scienza non ci può spiegare perché. Siamo d'accordo, ma la scienza, appunto perché si è arrogata questo diritto, si trova sempre nella classica botte di ferro di dire: è vero, non c'è la spiegazione, per ora non c'è la spiegazione, domani può darsi che lo spieghiamo. Cioè, la scienza anticipa sempre che non spiega tutto, ma per ora non spiega tutto. Naturalmente è un'arroganza questa, è un'arroganza che la scienza si assume, perché gli uomini le hanno conferito questo diritto di interpretare il mondo, e quindi vi risponderà sempre così. È chiaro che la risposta non ha nessun valore. Maestro, volevo dire una cosa. A me sembra, ritornando un po' all'origine della domanda, cioè proprio a proposito della semplicità, e naturalmente sulando dal voler dimostrare scientificamente una cosa, comprensione per se stesso, a me sembra che stabilito certe premesse, ad esempio che la verità assoluta l'uomo non ce l'ha, non la raggiunge, non la può avere, che non si può da una parte dimostrare l'esistenza di Dio, ma la scienza dall'altra parte non può dimostrare il contrario, allora mi sembra che molte cose che la scienza dice possano anche, ecco, sempre per se stesso, però non su un piano scientifico, certe cose, anche certe affermazioni della scienza possono tornare invece a vantaggio dell'affermazione spirituale, tenendo presente alcuni o molti degli insegnamenti da voi dati. Cioè, voglio dire che certe cose, sì, se uno vuole conoscere, ecco, per esempio il cervello, si capisce che lo deve studiare, ma come comprensione globale, a me sembra che certe affermazioni della scienza, che certamente mirano a portare un'altra parte, in fondo quasi quasi sono una conferma dell'esistenza dello spirito, perlomeno di certo tipo di... Ma la scienza d'altra parte non cammina per negazione, ma cammina per affermazione. Sì, e quelle la scienza non si propone di negare niente, ma semplicemente di portare avanti il contributo che scopre, eccetera, eccetera. Con quello non intende negare niente, dice: le cose stanno così, poi interpretatele come vi pare. Soltanto se naturalmente affrontata dialetticamente, ed allora può estrapolare da questi principi certe negazioni. Ma la scienza come istituzione non nasce e non vive obiettivamente per negare, ma soltanto per dimostrare, e quindi per ricercare e dimostrare certi comportamenti e certi avvenimenti della vita. La scienza non nasce, ad esempio, per dimostrare che non esiste Dio e non esiste lo spirito, ma per spiegare il funzionamento della materia, e dunque in questa chiave svolge il suo compito. Poi, voglio dire, se si entra in crisi, e in crisi ci entrano gli altri, non entra mai in crisi la scienza, entrano in crisi gli altri che si sentono sottratti il territorio in cui credevano di poter spaziare con assoluta sicurezza e libertà. Ma il primo territorio, falso territorio, è stato quello inculcato dai millenni della stessa definizione di anime, perché si era sempre creduto che in fondo tutto il comportamento dell'uomo poi fosse dovuto all'anime. Poi si arrivò a capire che in qualche modo c'entrava il cervello e che poi c'entrava un sistema psichico o un sistema nervoso e mentale. Ma voglio dire, prima ogni azione dell'essere umano veniva attribuita all'anima, e quindi l'uomo buono e l'uomo cattivo era l'uomo che aveva un'anima buona o un'anima cattiva. E voglio dire, questo esagerato e sbagliato territorio dell'anima e via via è stato respinto. Cioè, la scienza ha fatto sempre più indietro l'anima, l'ha portata ad arretrare entro confini oltre i quali poi quest'anima sembra quasi estinguersi, viene messa con le spalle al muro. Ma perché tutta la concezione culturale era sbagliata e veniva attribuito un territorio all'anima inesistente. In verità, questa scienza sconfina più in un'anima inesistente che nello spirito. Lo spirito è qualcosa di diverso,
Cioè lo spirito è veramente, ecco, una scintilla motore, motivatrice nel fondo della persona e nel fondo dell'universo. Mentre invece tutta la dottrina umana l'aveva umanizzata, queste anime, l'aveva materializzata, vi aveva portato il Dio con la barba e il diavolo con le corna, i santi con l'aureola in testa e con i drappi e i vestiti luminosi. E tutto questo è sempre stato falso, inesistente, tutto questo viene distrutto, direi in una maniera semplice, ma non solo la scienza è in grado di distruggere questo, a questo punto lo stesso discorso filosofico lo può fare. E allora voglio dire, è stato facile, un facile terreno di attacco, una religiosità o un teologismo così d'accatto, voglio dire. Ma invece provate a portare la scienza nei confronti dello spirito come concezione universale e vi accorgete che non lo intacca minimamente, non lo scalfisce. Finché voi pensate ad uno spirito umanizzato, e allora toglietevelo dalla testa, questo spirito umanizzato sarà distrutto, perché di questo spirito voi ne avete una parte talmente piccola sulla terra che appunto non riuscirete a dimostrarlo, nonostante tutti i vostri sforzi. Naturalmente, si capisce, voi siete uomini e, voglio dire, fronteggiate delle situazioni anche culturali, per cui restate un po' tramortiti di fronte a certe cose, ma credo soltanto per qualche momento. Poi ridimensionate la cosa, riaffrontate il discorso poi della stessa unità globale dell'uomo, vi accorgete che tutto sommato la scienza vi sta spiegando certe cose, ma anzitutto non vi sta spiegando tutto, vi sta spiegando certi funzionamenti. Ma perché mai meravigliarsi? Se noi ci mettessimo ad analizzare la struttura dell'anima, arriveremmo alla stessa conclusione, perché la struttura dell'anima è immateriale. Voi non la vedete, quindi per voi è immateriale, ma l'anima ha una struttura materiale. Nasce, direi, nel sistema solare, per capirci. L'anima è un'energia. Se l'andiamo ad analizzare, voi vi trovate tramortiti tal quale come ora di fronte a un cervello, perché dite, ma allora, quest'anima cos'è alla fin fine? È la stessa cosa. E anche questo ne abbiamo parlato, ne abbiamo visto. Il nostro fine è appunto salvare lo spirito da questo discorso. La mia domanda prendeva su questo, ricordandomi, e credo di ricordare bene, una vostra frase di molti anni fa, molti, molti anni fa, voi diceste che la fonte energetica del futuro per l'umanità era appunto l'energia nucleare. Allora però, visto che questa energia nucleare crea una serie di problemi e pare che il mondo sia diviso in due, c'è chi, parlo di scienziati naturalmente, scienziati, tecnici ad alto livello, una parte sostiene la necessità di queste centrali nucleari, eccetera, e un'altra parte dice che non solo è inutile, ma è dannoso e quindi non andrebbe fatto. Questa è una cosa che va avanti già da parecchio tempo e naturalmente, a meno che, dicevo, non può essere questo un fatto contingente, nel senso che per arrivare ad altre fonti, magari della stessa energia nucleare, perché si parla pure di energia nucleare debole, che non lascerebbe scorie, eccetera, eccetera, questo non è un passo obbligato attraverso il quale passare per giungere poi a qualche cosa di migliore, di utile, di... Naturalmente c'è da aggiungere che questa polemica sorge per quanto riguarda l'energia nucleare, però anche l'industria chimica sta producendo una serie e una quantità enorme di residui che non si sa dove mettere e come distruggere. Allora, in tutto questo, ecco, io vi chiedevo se è possibile tracciare un poco questa, anche perché lo legavo un poco al discorso che si è fatto tante volte sulla famosa civiltà del terzo millennio, e mi diceva, evidentemente l'umanità non deve morire. Questo fatto, con tutte queste negatività portate da questa realtà, può portare anche un cambiamento, non lo so, genetico sull'individuo, per cui poi questo individuo
alla fin fine potrebbe essere più adatto per questa nuova civiltà. Ecco, un po' in questo senso qua. Indubbiamente sì, poiché tutto ciò che muta le condizioni di vita di un pianeta finisce con l'influire sull'abitante, quindi sulla vite animale e vegetale del pianeta, creando anche degli adattamenti i quali trasformeranno la vita e le modalità di vita delle persone e della vita in genere della Terra. D'altra parte voi oggi vi trovate ad una svolta, nel senso che ormai siete quello che siete, con una umanità moltiplicata che tende allo straripamento, per così dire, e dunque con la necessità di fronteggiare, suppongo, enormi problemi, tra i quali quelli alimentari, per esempio, per dar da mangiare ad una popolazione così vasta quale quella della Terra, e che nei prossimi decenni tenderà a moltiplicarsi ancora, per cui arriverete veramente ad un'umanità che avrà un numero di miliardi di abitanti tali che devono essere affrontati, voglio dire, dal punto di vista di tutte le loro necessità. Dunque la necessità di avere una serie di offerte, per così dire, non più naturali, perché altrimenti non ce la fareste. E allora dovete sollecitare la natura, dovete fare in modo che la natura produca in una maniera adeguata. Tutto questo è un'alterazione dell'equilibrio della Terra, indubbiamente, per cui l'uomo del futuro sarà un uomo alquanto diverso. Non diverso nei comportamenti, perché l'uomo resta sostanzialmente lo stesso, e anche l'uomo di oggi è lo stesso dell'uomo di 1000 anni fa, voglio dire, al di là di certi minuti comportamenti, la struttura emotiva interiore dell'uomo resta più o meno quella. Quindi non ci saranno cambiamenti in questo senso qua, ma cambiamenti di vita, di comportamenti, di società, di economie, sicuramente questi ci saranno. Anche fisica? Ma fisica non direi, francamente. Fisica non direi. Cioè di adattamento. E di adattamento. Naturalmente adattamento può anche significare che gli uomini saranno, che so, più alti o più bassi, avranno più o meno capelli, ma voglio dire variazioni. Di questo cioè, saranno in grado di sopportare, saranno in grado, sì, perché si sono adattati naturalmente, però è chiaro che per arrivare a questo ci saranno delle fasi di scompenso e quindi ci saranno sicuramente diverse malattie che insorgeranno finché vi sarà l'adattamento. E quindi l'energia atomica è da sfruttare, cioè da migliorare. Credo che non abbiate altre alternative. Credo che veramente oggi non abbiate altre alternative, perché da qui a 20 anni voi sarete, che so io, 10-15 miliardi di abitanti sulla Terra, e da allora questi abitanti dovranno comunque mangiare, dovranno lavorare, dovranno fare certe cose, e quindi bisogna vedere di moltiplicare le acque, e quindi chimicamente, di moltiplicare la produzione delle terre, e quindi chimicamente. E tutto questo significa sfruttare delle fonti indubbiamente di energie. A fronte di questo non avete alternative. Oggi dovete porre rimedio a una distribuzione cattiva degli uomini sulla Terra, a una serie di politiche cattive che ha avuto l'umanità, a una moltiplicazione impropria della specie umana. Ma d'altra parte non c'è niente da fare, e i rimedi sono soltanto questi. E che poi i rimedi possano produrre anche dei danni, e voglio dire, sono rischi insiti in questo fatto. Quindi, maestro, non è un periodo di transizione questo, il tipo di sfruttamento dell'energia, ma è un fatto che durerà. Durerà, sì, durerà. D'altra parte questo potrebbe avere anche un risvolto positivo, nel senso che è chiaro che è un fatto del mondo, e che prima o poi anche quelli che attualmente non posseggono queste famose strutture le dovranno fare, perché naturalmente un guasto in un paese coinvolge, come si è visto in questo fatto qua, in questo incidente qui, coinvolge più o meno quasi tutto il mondo, e da questo potrebbe scaturire pure una serie di accordi, non lo so, potrebbe portare a quel... Evidentemente non avete un buon controllo di questa energia, perlomeno non siete arrivati a saperla controllare, e non avete gli antidoti, ma poi ci arriverete. Ma allo stato attuale, maestro,
sembra che gli stessi scienziati non abbiano le idee molto precise sui danni che queste radiazioni provocano. Questo è comprensibile. Sui danni e sugli eventuali rimedi. Anzi, per la verità, io personalmente pensavo che in realtà si potesse trattare di un patto soprattutto di interessi, però visto che in questo caso coincidono enormemente gli interessi del capitalismo privato e del capitalismo di Stato, la cosa risultava un poco... Invece sembra proprio una cosa inevitabile. Credo proprio che sia inevitabile. Non avete delle alternative della stessa capacità e della stessa forza. Potete migliorare tutto questo. E questo credo che la scienza lo saprà anche fare. Il prossimo obiettivo è la fusione dell'idrogeno, mi sembra. Per pulire. L'uomo comunque dimostra di avere grandi intelligenze e grandi risorse, anche quando combina guai, e questo indubbiamente torna ad onore e merito, vero, dell'intelligenza, per la verità. Vi sono cose nella scienza che indubbiamente si equivalgono con dei capolavori d'arte, e bisogna avere anche il coraggio di dirle queste cose. E non parlare della scienza soltanto al negativo, ma anche al positivo. Prodotto della creatività umana, voglio dire, di una profondità così eccezionale, equivale a un capolavoro d'arte, sicuramente. Perché sono conquiste, sono conoscenze importanti sul funzionamento dell'universo. E sono fatti dai quali si possono trarre anche lezioni di carattere spirituale. E lezioni importanti se si riescono a cogliere certi significati. In ogni caso l'umanità ha progressi e questi progressi come conoscenze mi trovano indubbiamente d'accordo. Quindi non gettiamo sempre il crucifigge sulla scienza, che magari spiega troppo. La scienza spiega e non può fare a meno di spiegare se le cose le scopre. Alla fine sembra che vi ritroviate un po' più poveri nello spirito, no, credo che vi troviate un po' più poveri nella mente, semmai, non nello spirito. Se poi questa mente entra in conflitto un tantino e con lo spirito, beh, questo è salutare. È stimolo, porta avanti la ricerca, l'attenzione, e quindi diventano queste cose lezioni salutari per chi naturalmente è intenzionato ad approfondire l'insieme dei problemi.